po' più pesio, dai. Caccio questo fucile Fausti Afrodite calibro 28 dedicato per donne. Vai. Oh, bravo. Non ci conosce ancora, siamo Giovanni e Maria Pierotti, marito e moglie e compagni di caccia. Siamo due specialisti del piccolo calibro, io un calibro 410 e lei un calibro 28, prettamente Fausti, che è un'azienda che è anni che collaboriamo insieme. Il suo 28 è l'Afrodite, che è stato studiato apposta per le donne. Facciamo prettamente migratoria in Italia e nell'est Europa, in particolare il colombaccio, che è la mia passione, e acquatici. Quando veniamo su all'est Europa, in casa diciamo del suo, si gioca fuori casa, però sempre da appostamento e sempre con i richiami. Da migratoristi ormai doc che siamo, perché ci piace cacciarli in questo modo. Vai. Questa cura tutta.
Ti lascio prendere magari, se ce l'ho. Non ho il cane. Guarda. Qua. Vieni qua, qua, c'è il filo. Vado. Uccisa ad hoc, al mondo bene sul gioco, totum. Sincronia perfetta. Ha sparato anche te? Anche lei? Dai! Qua! Bravo, va bene anche tu. Bravo! Vieni, bravo! E vai dei penne di mucca. Bravo! Bravo! Dai! Bravo! Oggi alle prese con il cuccioletto di 5 mesi, che gli piace addestrarlo come deve essere addestrato un cane, diciamo, a capanno. Sta più fermo, seduto, non deve partire quando si spara, e poi inizia qualche riporto, anche se le penne del colombo a tanti cani gli danno fastidio, gli rimangono attaccate in bocca, però tutti i riporti, insomma, non proprio, diciamo, dentro il capanno, ma un metro dal capanno, di qui di là, oggi l'ha già fatto, e questo è importante. L'importante è che sia corretto, che poi con il tempo porterà anche meglio. Anche se l'istruttrice, la maestra, diciamo, l'insegnante, se vogliamo dire, è rigida. E questo fa ben sperare. C'ha passione. E gli piace che il cane rispetti le direttive che gli dà. È un po' dura perché lui ha un bel caratterino, ma il cane ci vuole di carattere, perché se un cane non ha carattere non ci può lavorare, e lui ce l'ha il carattere. E lei ha il carattere di addestrarlo. Vedremo fra qualche mese cosa è riuscito a fare. Io penso bene, però. Speriamo. Però. Vai. Quindi abbiamo dato scampo. Non l'abbiamo, no? Qua, qua. Fischia. Qua. Bravo. Bravo. Bravo Ciccio. Bravissimo. Bravissimo! Ma che cane fenomenale! È tutto bello sereno, guarda come ha fatto questo a cambiare il tempo. Da stamattina il temporale è venuto sereno e ora è nulla. Infatti domani gli dà un'altra perturbazione. È stata una spaccatura e mezzo. Ma gli animali sicuramente che si è visto ieri pomeriggio, la sera qualcuno è già iniziato perché a continuare la migrazione, perché c'era temporale di stanotte, e ora ce n'è un altro, e ciò, questi qui sono quelli spicciolotti che sono rimasti. Peccato è che ieri ce n'era diversi, e purtroppo ottobre è questo, il giorno c'è pieno, il giorno dopo spariscono, e va accettato così, vero? Insomma, come dicono, questo caccia, insomma, lui ma sta lassù, quando copri al sole fanno studio anche loro. Ho fatto due o tre ore. Uno. Ho fatto tre ore di quasi. Allora. Vai, bimba, vai. Ma si spara un colpo solo, ma siamo troppo sincronizzati. E
allora domanda, tirate anche qui. Io uso questo Aegi calibro 28, vanno benissimo. Oliver, vedi come si riportano a quello che e si mettono dentro il capanno. Come vi ho già accennato prima, la mia passione è il colombaccio. Dunque questo animale lo caccerei anche in mezzo al mare, sempre con i richiami, dal campo, dal bosco, dal palco, con l'asta, in tutti i modi, sempre assolutamente con i richiami, perché ormai la mia grande passione è questa, averci i richiami, addestrarli e il colombo deve venire a gioco. Poi chi la pensa diversamente non è che la pensa sbagliata, però la mia grande passione è questa. Quindi in questa serie avrò l'occasione di presentarvi un'azienda di Perugia, la CN Hunting, che mi ha messo a disposizione dei suoi prodotti, un capanno modulare che si porta benissimo in spalla leggero, con dettili diversi in base alla conformazione e al colore del territorio che abbiamo, molto, molto buono, un'asta telescopica, rigida, non flette, che quella è importante perché quando dobbiamo alzare su un piccione in cima la racchetta o il rullo che ci sia, c'è un peso. E invece ho notato che cioè, è robusta e si può diciamo lavorare bene. Si può lavorare bene e si può andare anche abbastanza alti perché delle volte non si trova solamente le piantine corte, allora bisogna andare su. Rullo con telecomando, racchetta, manuale con telecomando, tutto abbinato all'asta. Tutti i prodotti che poi vi farò vedere durante il proseguo dei filmati. Se la mia passione sono i colombaci, come ho già detto, la sua sono gli acquatici, prevalentemente le anatre, anche le opere, giustamente. I colombaci si cacciano in Italia e anche in Ungheria, in Romania, l'est Europa. E le anatre, però, in particolare si cacciano a casa sua, sono nell'est Europa, perché qua su c'è una concentrazione diversa e c'è un'altra possibilità di cacciarle al giorno. Che poi, fra l'altro, quest'anno l'azienda di ALC di Perugia mi ha dedicato una cartuccia e con molto piacere l'ho già provata e vanno molto bene, 18 grammi nel 410 e 24 nel 28, che poi loro hanno brevettato questa borra dispersante in tutti i calibri e devo dire che va molto bene. Questo è un piccolo assaggio di tutto quello che vedrete. Ci vediamo al prossimo video, ciao!